Pier Francesco Maiorino, ritorno da lei perché Donazzan dice: ma è mai possibile che ci siano delle procure così attente, così rapide nel individuare profili di illegittimità nel comportamento di membri del governo quando assistiamo a violazioni di leggi continue e che passano sostanzialmente impunite? Ma intanto dal punto di vista del diritto non dimentichiamoci che il diritto, diciamo, è anche quello che ci porta a dire che vanno soccorse le persone e quindi non possiamo scomodare la sovranità nazionale dimenticandoci di cosa stiamo parlando. Non è che stiamo parlando di come spostare così, della merce, ci sono delle persone in carne ed ossa e forse di questo dovremmo tornare ad occuparci. Certamente però non possiamo andare avanti così. Io do una risposta, diciamo, sulle soluzioni evidentemente molto diverse, ma è ovvio che non si può andare avanti così. È un pasticcio gigantesco questo ed è favorito anche dal fatto che il governo italiano si sta sempre più progressivamente isolando. Ci sono diversi paesi europei che hanno sottovalutato e diverse forze politiche che hanno sottovalutato negli anni il rischio che si stava correndo. Oggi però c'è ad esempio una richiesta del Parlamento europeo di riformare Dublino e quindi di riformare gli accordi che nei fatti lasciano i paesi di primo approdo molto isolati e da soli. E questa riforma di Dublino io non credo che il governo italiano la stia sufficientemente, ad esempio, sostenendo. Addirittura Salvini salta e bigia, forse perché è in giro per qualche spiaggia, salta e bigia le riunioni dei ministri dell'interno. Ma dove vogliamo Chiaro. andare così? Cambio conto. Diciamo, il sospetto che a me viene ogni volta che sento parlare i leghisti di immigrazione è che a loro faccia comodo in realtà questa situazione di grande caos Claudio Borghi, vi e fa che quindi comodo? alla fine non la vogliono affrontare e risolvere per cavalcare Chiaro. l'insicurezza che viene determinata da un fenomeno poco controllato come quello migratorio.